L'Ave Maria di Katia Ricciarelli al GF VIP 7 si può dire che sia piaciuta a pochi. Non solo i concorrenti dell'edizione in corso sono rientrati nella casa prendendola in giro per delle stonature, ma anche sui social la sua presenza è stata bocciata. Alfonso Signorini ha deciso di invitare i novelli sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi invitandoli in puntata. I due si sono presentati vestiti da sposi in passerella, davanti alla casa. C'era anche il conduttore, che ha lasciato lo studio per raggiungere loro. E c'erano anche tutti i concorrenti del GFV. Inutile girarci intorno. È stato un modo per farsi perdonare dell'assenza al matrimonio. E come lui non c'era neanche Katia Ricciarelli. Nonostante nell'edizione passata avesse parlato con Francesca della possibilità di cantare nel giorno del suo matrimonio, alla fine nessuno dei due era presente ed evidentemente hanno studiato questo modo per farsi perdonare. Alfonso ha organizzato questa sorpresa per Francesca Cipriani facendo esibire Katia con l'Ave Maria. Non un successone. Al coro che ha bocciato questa iniziativa si è aggiunta oggi un'ex GFina che proprio non ha gradito. Ed è una vippona che ha partecipato alla stessa edizione della Ricciarelli. Di chi si tratta? Di Manila Nazzaro. Ha fatto una chiacchierata con Casa People oggi e a proposito della sua ex amica. Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l'altra sera. È semplice andare a cantare l'Ave Maria in televisione. C'è un cachè. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno. Senza mezzi termini, insomma, Manila ha detto che Katia ha cantato al GF VIP perché era pagata. Avrebbe dovuto cantare al matrimonio di Francesca e Alessandro se avesse voluto fare questo regalo alla coppia. Manila non crede affatto che la Ricciarelli avesse un altro impegno quel giorno. È possibile, sì. Ma lei fa fatica a... We'll be right back.